tanti, fratello. No, calcola che ho tirato due pugni qua, non vedi come è distrutto? Ah, quello dai nervi. Vi grattugi, vi gratti, 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 a strappato. La grattugia. Fa un buon effetto sullo stesso. Sei proprio grande. Così ero un po' distrutto, eh? Sono distrutto. Allora, ci sono in farmacia delle goccine o delle pasticchette che si chiamano Xanax. Se tu ne prendi, se tu ne prendi due, buone, sei proprio fatto come una pigna, tutto questo. Buone. Io, Sala, se tiri le cuffie, spegniamo tutto, hai... No, non gli fa tirare questo, che spegne tutto, tira le cuffie, calcolo. Guarda che c'è il babbo di là che si arrabbia, perché ti sta cacciando via di casa, calcolo, Non ti scordare, c'è il babbo di là. Già abbiamo fatto una questione prima, col babbo. Vieni qua, vediamo chi ride prima, vieni qua, mettete faccia a faccia, vieni. Te sto guardando. No, vedi qua, gira qua, faccia. Però così. Sopra, così. Vieni qua, tu mi vedi a me così. No, però vabbè, famo che te vedo. No, vediamo a chi ride. No, però vedi, guarda, dai, vediamo chi ride. Aspetta un attimo, aspetta. Aspetta, di su sto cazzo, aspetta. Uno. Dacci il via, sa che... Vai. Questa faccia, ragazzo, che c'hai? Boh, Marcello, mi marito, porco Dio. Io ne la faccio a farsi giochi. Io mi sto pure a pisciare sotto, così. No, questo cazzo, porti del pappagallo da lui, è che, te dico la verità, ho avuto poco questi giorni. E allora oggi ho recuperato. Sa che? Tutto a posto, fede? Questo? No. Continua a romper cazzo. Ammazza, oh. Prego. Da mezz'ora. Da mezz'ora. Sì. Ma mi fanno che devi, no. Madonna, ma tu ti rendi conto questo che gli sta a fare? Cioè, ma tu immagini, tanto, ma per mezz'ora? Cioè, ma è tosta così? Fatto, la gente, ragazzi... Questa è invidia, però, l'invidia fa brutto scherzo, qua. L'invidia è l'anticamera del familiare, qua. C'è niente da fare. Gente invidiosa, è da tenere lontanissima, ragazzi, lontana. No, non si possono bloccare, no? Ha fatto? Ah, c'è pure... Ha inviato un messaggio audio a Ilaria che non si possono bloccare. L'ha inviato il codice, brutto bastardo. No, per non farci capire, Oh mio Dio, sto tanto male però. Ma, sai che è? Dimmi. Tu secondo me non me la racconti giusta. C'è un... Facciamo il naso, alza. Va bene. Va bene? Sono pulito. Dildo? E Pinto. Lindo e Pinto. Vabbè, sì, pensavo che stai a dare di nuovo il numero mio, ferma, Teo. No, ma che stai, ma ciao. Basta. Sto a fare come ci aveva detto Asia prima. Annaggio. Hai tirato sulle tendine? Certo. Vedi, mi bodi, mi
Sogno di vedere un amico vero. Mi sa che c'ho i pidocchi, sai, Basi? No, ormai che da cassa a me. Ma com'è? Ma comunque i capelli biondi mi sarebbe cominciato a vedere se qualche animaletto sta giro in testa. Vabbè, sì, ma ieri ti sei buttato l'uovo, no? Che c'è l'uovo, che dentro l'uovo c'è stava qualche cosa. Mamma mia. Che qualche puzza. Piatola. Ma no, che c'è il piatto che fate lì? Al culo quelle. Io pure ce l'avevo al culo una volta. Lei era? Ammazza, tossa così, oh. Sì. Mi si attaccavano proprio, capito? Siccome c'è stato come il fusto, tipo l'alberi, quelli si attaccano, capito? Ma tu, Basì, c'ha mai avuto qualche animale, tipo un cane? Come? Non c'avevo da trovare, non morto, vabbè. Arnold si chiamava. Arnold. Come Schwarzenegger. E poi? E poi all'improvviso sei arrivata tu, ma è morto. Vabbè, no, morto. Io dico, non tu sei fatto un altro. No. E quanto c'aveva? 15 anni. Ammazza, 15 anni ci sta come età. Era bello? Molto, molto. Pesava quanto e me? Sì. Ma era moscia così. Pesava 80 kg, perché se vuoi da guardare, la bestia. Da quanto pesava? Una settantina, 72. Ma come 70? Rottweiler, che è una mucca. Oh, sembra pure una bestia, oh. Sei giù, no? No, ma il cane mio pesa 40 kg. Ma tu che c'hai? È il pitbull. E quello era doppio. No, ma che sei di Abrasì? Ma il pitbull lo so magna Rottweiler, oh. Sì, ma il mio era il doppio, però. Ma come fa a essere doppio? Gli facevi pompe, ma era il doppio. Ah, ok. Vabbè, però una cinquantina, 55. Un po' a lui e un po' a me, capito? No, io ce n'ho uno che conosco che gli ha fatto, però insomma una cinquantina. No, pesava 70, non so scherzare. Ah, 70 e passi. Ma manco subito, ci credo, Abrasì. Oh, poi ti faccio vedere le foto. C'ha qualche foto? 70 kg, io peso 70 kg, però sì. Era grosso come te, guarda, si stanzava in piedi, era grosso come te. Oh, ma non so scherzare, quanto sei alto? Quanto sei 70? Quanto sei alto? Sì, 75. 75? No, era un po' più basso, si stanzava, era un metro e 70 euro il cane. A me pure, se mi sale, se mi faccio mettere il zampe qua, ce l'ho la testa sua qua. Era così, a me. Una bestia, guarda lì. Molto, a casa, c'ho le foto, molto male. E solo un cane ci hai avuto? Sì, solo. Ma davvero? A che dato sei fatto? Qualche anno fa. Ma questa me l'hanno regalato. Un cane di razza me l'hanno regalato perché gli avevo fatto una cosa. Ma tu hai fatto tutto i 15 l'anni? No, poi sono mancato io un pochetto. Però l'ha preso quando era piccolo? Sì. Io ho preso quando c'aveva 9 mesi, 8 mesi, 9 mesi. Pure io, 8 mesi c'aveva pure. Mamma mia, mi metto riga adesso a dire mamma mia. Ma quanto sta stasera? Lo tengo in terrazza. Ah, ci sta però. Eh? Ci sta però. Ci sta. È certo. Ma in terrazza perché ti fai il bordello a casa? Sì, perché ancora sta un po' sfaciolato col cervello. Ti caga dentro casa? No, a cagare dentro casa no, però non mi piace che... Raga, Exo ha dovuto cambiare nome su Instagram perché gli stanno rompendo il coglione. Tipo che ha dovuto cambiare nome su Instagram perché gli stanno rompendo il coglione. Hanno rosicato perché l'hanno fatto entrare e l'hanno fatto entrare loro. Ah, raga, se volete entrare oggi stasera fate come Exo, se no... No, famo così, se volete entrare, canta la mano, fate una ricca donazione in Brasile per entrare, quando lo pare, raga. Giusto, Marcello? Io questo stavo a dire. Dai, io va, chi può entrare, vai, donasse, va, famo così, va. Non ho capito. Donate da una piotta a su, e qui c'è stato fatta la trasmissione con lui, vai. Comunque ti stavo a dire che... A me me lo tempo al culo, capito? Se magari mi sale sul divano. Culo a me. Mi fa rode il culo. Oh, c'è sta gente che lo fa, però comunque sia, lo fa salire. No, il cane è mio, casa è mia, decido io. Ma se il cane lo pulisci, il cane può salire pure sul divano. Ma non è questione di quello, a me è proprio il pelo, capito? Che poi magari si sgrulla sul divano così, cioè mi fa rode il culo. Ma di che colore è? Maroncino, qualche... si chiama Zeus perché c'ha, come me c'ha uno spacco in testa bianco. Ma è quello piccolo o pitbull proprio? No, l'Amstaff dici? Quello messo d'acchiato là? No, è il pitbull serio, non è Amstaff. Quello che aspetta. Ma come cazzo?
Come i grossi, oh? Sono tutte grosse sulle gambe, capelli. Ma che te sta succedendo, Brasi? Quando mi facevo, quando davo il botto di retta, mi grattavo, capito? Come facevo su Dio. Mamma mia, come mi ha fatto, e mi grattavo le ginocchia, capito? C'ho tutte grosse. Non è vero che mi facevo la lenta, sono sgretta qui. Qui sono sgretta, la lenta va proprio fa pure. Bello! Ma come si chiamava Zeus? Zeus! Ah, Zeus! C'ha un anno e 4 mesi. Ah! Piccoletto. Ammazza, piccoletto sto cazzo! Bello! Carino, eh? Ma lo vuoi che appena? Come no? Sta sempre con me quando esco. Ah, qua la macchina, beh? Eh? Fa la maglia. Certo, certo. E questo invece era quello che c'avevo prima. Bello pure questo, quante faccio la matto. Questo è matto, ma ho dovuto da via perché mi ha staccato quasi in braccio. Ma davvero? Mi ha attaccato. Davvero? Questo è matto. Anzi, che ti ha sparato. Si può far vedere una cicatrice, Matti? Se è di sangue no. No, non si vede il sangue, c'è un buco su una mano. Se è sangue no. Non c'è star sangue, c'è un buco su una mano. Vai. Guarda che mi ha fatto. Mortacci, quella buca della mano. Ma pure qua, non ho mossa per 2 settimane, porco due, ti dico fermo. Non è che mi ha attaccato di tutto. Tempo. Porco due, ferma, te. Oh, io domani, siccome alle 10 mi devo allenare, io a luna, te, capito? Sì. Tanto avevo fatto 3 ore, belle, Sì? 3 ore già sono passate? Certo. Secondo me quest'ora è perfetta. E io l'una e mezza, guarda, fammi così. L'una e mezza sono 3 ore perfette. E io me ne vado a 1:30, va bene? Sai cosa si piace, eh? Eh sì, è perché mi stava piacendo una sera da... No, ho capito, ma tu domani dai 5 del pomeriggio a rotto un culo. Oh, lo pensi te? Chi lo penso? A parte domani... Ma io non volevo dire alla gente che mi mandi messaggi alle 8 della mattina. Ti dico che ti sei svegliato adesso? No, non è ancora a dormire, io volevo dire o no? Ma secondo me pure te ti hanno a dormire a Brasile, raccontaci la giusta. No, no, amico mio, io... Ma sei sempre attivo. Aspetta. Da quando ero piccolo, io mi vado a luna, poi io finisco la diretta di promessa, io mi leggo qualche messaggio e mi metto a dormire. Ma secondo me te metti a leggere i libri a Brasile, l'altro giorno stai con cucchiaretti là così, stai a leggere qualche libro d'Ulisse, capito come? Odissea, stai a leggere qualche cosa di te. Mi sveglio alle 7:30 della mattina, faccio colazione, mi bombardo e mi vado ad allenare, capito? Sì, ma davvero ti sta a fare le cose? C'è 8 di tutto che sto a fare, capito? Ma com'è? E che senza bombe tu hai? Quando finisci, è Pasquetta. Senza bombe c'ha la superficie come il tuo. E che io vuoi dire, a Brasile? Che a chi? Al fisico mio. Mamma mia, dico, ma sparavo se c'ha il fisico come il tuo, lo prendo. Una pippa! Beh, la pippa mi sparavo! Ma quanto pesi te, Brasi? Una piotta e sei! Cioè, oh, guarda qua come stavo, guarda che braccetto, tiè, oh! Allora, frate, senti, ma me, ora ti faccio vedere quando sto in forma fra 3 mesi! Te metti a piani, ma ti oggi faccio lì! Cioè, oh, guarda qua! Occhio, che cazzo, mi sto allenando. Ma beh, ma che vuol dire? Ma mi sto allenando. Sì, vabbè, sì. Ma te li stavo a parlare, vabbè? Sì, vabbè, ho capito. Fa come ti pare, che te devo dire? Vieni a allenare a palestra mia, no? E poi, ma quando riaprono i palestre, come no? È del 24. Ma lo sai che ce lo fanno? Una pippa ci fa, un sugo. C'è surcherizza, no? Ma come fanno a palestra così? Che? Io là sono abituato, niente con Cuba, vedi da me. Se mettiamo là amici mesi, non ti dice niente nessuno, sono tutti terrorizzati. Se mettiamo là amici mesi, ci alleniamo. A orario d'apertura, dici? Che? Orario d'apertura. Io ai 9:30 sono lì col personal, levo. Pure il personal. Ma sono professionista, bello. Mangio bene. C'ho la roba buona, tutto buono, io sono tutto buono, vedi lì. Le cose o se fanno fatte bene o se fanno fatte bene.
No, io però con qua roba... Lascia per me, vedi a caso, l'importante è quello che mangi bene e che ti alleni bene. E che sa giocare? È quello che fa, basta. Ma io mi alleno come un fiore della mignotta, oh. Quello che fa. Porco due. Mo se vuoi... Mo è un annetto che non mi alleno, però comunque oh, qualcosa mi rimasto, dai. Oh. Ci sta. Mo domani lo compro Andrea e ti faccio chiamare. No, no, ma non ti preoccupare, Brasi. Non vuoi? No, no. Io sempre... Fai da te. Io so de capoccia dura. Lo sai quanti ci hanno provato? A rompermi il cazzo, però. Sì, sì. Ma spegni forte, Brasi? Ma faccio 7,50 di pressa, vabbè. 7,50 di gambe? Depressa. Minchia. Io a 5 piatti non ci arrivo. Io si buchi la spalla e vengo io, metto sotto. Ti faccio di nuovo. Metti per pisello, me ne fai così. Però e fai mezze. Okay. No, tutte complete qua. Sì, con ginocchio in bocca. Un ginocchio in bocca no, però. Un petto. Ma aiuto poco che mi mangio. Vabbè. Poco. Così è regalata. Sei regalata? È regalata. Io penso che si deve mettere tu con 7,50 a pagare la disarmonia. Ma io però faccio un altro tipo di allenamento, perché io con i pesi non ce lavoro, perché poi io, cioè, se non sei modificato, sai pure te che l'articolazione è diversa. Io faccio 180 delle panca bianca, fratelli. Io il massimo che ho fatto è una piotta e 20. È la cifra. 12 ripetizioni. Quanti? Fatte bene, 12 ripetizioni. Con che? Con una piotta e 20. C'hai video? Io squat e due piotte te le faccio, Tu fai 120 12 ripetizioni? Sì, ho fatto. Che se lo faccio là? Ho fatto, in Brasile. Che se lo faccio? C'ho i video, c'ho i video. C'ho i video. C'ho i video. No, una piotta. Ecco. Una piotta. Ecco. Vabbè, però comunque, una piotta ci sta, no? Per quanti chili sei? 170. 70, però ne pesavo 73-74. Ma perché non ero proprio asciutto. Ma tutta sta asciutto, quando ti tiri tanto, perdi tutto il muscolo, lì. Ma che perdi? Ma che cazzo, io preferisco essere... Mamma mia, beh, sì, c'ho certi video di quando mi stavo allenato e dico, c'avevo la carta lì. Se tu vedi, pure qua, no? Vedi? È tutta pellaccia, è tutta pelle. Mo sembra pure piccolo il bicipite, vabbè che mi alleno, però se mi rialleno in un secondo mi è rivenuto il fisico di prima. Certo. Ci metto proprio un secondo. Io poi c'ho una connessione mente-muscolo di quelle proprio gagliarde. Più che altro sono mezzo che mi piace il dolore, capito come? Davvero? Sì, sì. Ma ti tagli senza crema o crema? Io? Ma la crema non so manco che è. Ma che sei? Ma chi ce l'ha? Ma che è qua roba? Guarda, io sono offerto talmente da lavoro che mi hanno fatto 8 punture da sveglio di penicillina dentro l'occhio. Ah, così. Sì. Io non glielo auguro, non manco il peggio infame e feroce del mondo. Da sveglio. Mi hanno detto 10, mi hanno detto. Perché se me lasciavano, gli spaccavo tutta la linea. Guarda, io... Da quel giorno ho detto io non voglio più soffrire. Io non immagino per niente, Basima, ti dico perché io appena scheggia, perché stavo col flessibile a tagliare un tubo che era arrugginito, ma era partita una scheggia arrugginita, quindi non è che mi hanno levato sulla scheggetta con l'ago, mi hanno dato col trapanino dentro l'occhio, te dicono schifo, cioè mi ha fatto, lo sai che vuol dire, cioè, appena settimana c'avevo l'occhio che mi faceva proprio male, quindi non immagino quello che hai sofferto te. Io con l'ago da 2 mesi, la così, dentro l'occhio tutto, mi spingeva sciofame. La penicillina poi è dura come il seggio, ma la penicillina è marrone proprio, 8 punture mi hanno fatto, guarda lì, con un polimolo a santa solo. Schifo. Che schifo, no, più che schifo che male. Che schifo che male. Però mi hanno azzerato il virus, Sì. Il virus me l'hanno azzerato, l'occhio è mio. La gente mi dice l'occhio di vetro, l'occhio di Swarovski, l'occhio è mio. Praticamente il virus... Ma se stava a mangiare sta parte qui, questa si chiama anticamera dell'occhio, no? Questa me l'hanno ricostruita, praticamente questo mostro, questo è un mostro, dottor Busin, sta a Forlì, mi ha ricostruito l'occhio, mi hanno azzerato il virus con la penicillina, e quindi l'occhio, se domani esce qualcosa, l'occhio è attivo, capito? Mi
basta che li mettono, è così perché non c'ho né la cornea e né il cristallino, apposta di sto colore chiaro, capito come? Sì. Nel momento in cui esce qualcosa mi posso mettere. Ma a te non ci vedi? No, lì no. Lì no. Preso una bocciata in faccia, io ho preso una bocciata in faccia quando ero piccolo. Vabbè, quello poi è morto, c'ha avuto un incidente. Ma gli occhiali, quanto li devi tenere? No, occhiali, io per casa, prendo di marisce va con occhiali. Sì, no, dico, quanto ti manca? Sì, ce l'ho così spesso, vabbè. Io so, miope e astigmatico. Pure io. Ma sì, ma io ho una malformazione alla cornea. Io ho il cheratocono bilaterale. Io ho elettrico così. Capito che voglio dire? Quindi sarà più un 6. Se io mi levo la lente, io ho 0,5 a soffio, sai che vuol dire? Che un io mi metto così, uscirino. Modo magnale. Ci vedi un cazzo proprio. E mi stai a dire, per curiosità, se te va, di sta bottiata, che è successo? Ho avuto una discussione con uno, ho preso sta bocciata in faccia e mi sono ido a operare, no? Quando mi hanno tagliato, perché dovevo essere operato d'urgenza, no? Ma tagliato con visto l'infetto, scopo un colore del dottore, oltre al danno pure la beffa, capito che trovi lì? Denuncia? Ho denuncia, ho preso tre piotte. Porca puttana. Capirà, con visto l'infetto. Con visto l'infetto. Con visto l'infetto. Mamma mia. La gente sta fuori, Ho preso 2,80 mi pare, del risarcimento. E che ci fai? Ma è 8 mesi ho. Ma che è? Ma Pinocchio, ma che è? No, ma non è quello. Perché io potevo non prendermele e potevo fare aggravante. Io penso che 500-600 mila li piavo. Ma quel periodo non c'avevo bisogno di soldi, vabbè. Quelli che mi sono preso ho poco fatto così, capito come? 8 mesi mi sono. 3 piotte 8 mesi mi sono durate. Ma 3 piotte sono 300.000 euro, vabbè. 3.000. 300.000 euro. Ma è sta buono. Questo è... Con 3.000 si spendevo con questa giornata. 3.000 euro. E cosa ci sei, cioè cosa hai fatto per spendere così? Calcola, sono nato in Brasile 2 mesi. Mm-hmm. All'epoca ero single, quindi che posso dire? In Brasile, se tu ci vai con 5.000 in Brasile sei il signore al mese. Io ci sono nato con 300.000, dico mica era il signore. Ma lo so comprare in Brasile. E lì, vabbè, ho tolto tutto. Vabbè, è da lì che sei diventato in Brasile. Eh? È da lì che sei diventato in Brasile, eh? No, non c'è il brasiliano. Lì sono diventato uno. Sono diventato in Brasile. Oh, senti questa. Allora, faccio un video un giorno su Playa del. Non so come cazzo si chiama lì. Playa del Sole. No, non mi ricordo come si chiama. Piana del Sole. Piana del Sole, sì. A un certo punto il giorno dopo sono tornato. Siccome questo mi seguiva e sapeva che ci passavo lì, no? A un certo punto sento brasiliano! Brasiliano! Io dico, ma chi che mica mi sta chiamando me? Qui siamo tutti brasiliani. Ah, ma cottino sta qui! Dico, allora mi sta chiamando me questo. Ma insomma, conosco sto matto che era scappato da Roma, che c'aveva avuto, era tipo la di tante là, no? Mi fa un video qui, sto manicato che vi fa vela, se sto a casa sorella del boss di Jacqueline. Dico, come sta casa là? Tipo mi ha portato, calcola che dentro la favela può essere chi te pare, non puoi entrare lì, ne esiste Torbella Monaca, San Basilio, lì te lavano gli organi proprio, te aprono e te lavano gli organi. Quelle brasiliane, porco due, fermo tu. Non ho capito. Quelle in Brasile, no? In Brasile. Quelle sei per quelli col macete. No, porco. No, forse non hai capito, siamo entrati dentro la Jacqueline, che è la favela più famigerata del Sud America, quindi c'è stato tutto. Che torno di che c'è stato? A un certo punto, il giorno dopo, siccome mi hanno dato una baracchetta con la parabola così, e il giorno dopo mi sono fatto spedire a Roma, ho mannato, c'avevo i pischelli all'epoca, no? L'ho mannato alla stazione Termini, al Bancarelle, mi sono fatto mannare 15 paia di calzoncini da Roma e 15 magliette per darle ai ragazzini. Mi è arrivato sto pacco, fratelli, mi sono messo ero diventato il padrone della favela. Frate, mi hanno dato un seccio così,
Mi sono chiuso, ho messo in testa la baracca, era un tappa, ma pare pulissimo. Oh, gli dico, mi hanno regalato un sesso, sarà stato un netto, mi sa, fate finiva mai. Ma sei chiuso, mangiavi, dormivi e bevevi, stai a meditare, no, sai. A un certo punto, io quando mi trippo, sto a fissa con i ferri, no? Mi hanno portato un ferro. Te dico, giravo sulla baracca, questo caso, come si per sparavo da solo. Te dico, fermate. Vedevo l'ora che finché me ne andavo, non la facevo più. Ogni tanto quello veniva, no? Brasile, tutto ok, mi faceva. Tutto ok. Trippato Brasile, tutto ok. Porta, io dicevo. Oh, la vacanza è stato proprio un martirio quella vacanza. Mamma mia. Sono tornato, mia madre mi ha detto, bello da mamma, quanto sei stato? Te dico, pesavo due e ti pesavo, vedi lì. Ero giallo. Sono tornato, dico, ero più giallo di quando ero arrivato. Uno va in Brasile e deve tornare tutto abbronzato, no? Io sono tornato così, con l'otto vapore sono tornato. Bella esperienza, vedi, carica. Io c'ho un'esperienza simile di quando avevo 17 anni, non proprio così, però era andato a Barcellona. Per divertirmi, 10 giorni così. Allora, arriviamo là a Barcellona, non stavamo dentro un hotel, avevamo trovato un ostello, era libero quello. E poi mi hanno spiegato alla fine di tutto come era. Cioè, a Barcellona, alla fine di tutto, le guardie sono ammaricate con i criminali di zone malfamate, che sanno un ostelli, che vanno a rapinare gente dentro le camere. Perché a me che mi era successo? Stavo con due, ne conoscevo, conosciuti lo stesso giorno della partenza. C'è stava un amico mio, siamo partiti. Allora, se intrippavamo tutte le sere, ma quello, cioè io di Barcellona mi ricordo solo dalla Rambla, facevamo avanti e dietro tutta la sera, tutta la notte. Il massimo che ho visto è il porto, capito? E chiamavi i neri, amico, mi dissocio, i neri. Mi dissocio pure io, scusate. Vai. No, comunque ci stavano napoletani, ci stavano. Ah, ok. Erano tutti napoletani. E avevo fatto amicizia con i napoletani perché mannava. Poi alla fine di tutto avevo fatto amicizia con un tassista, te dico, un matto, avevo conosciuto fuori al Pascià di Barcellona. Dovevamo ritornare. E allora questo comincia a più a tutte curve a manetta, a sgomma nei rotatori, ma sa, tutti i semafori russi. Ho detto, oh, ma questo apre, la gente non si appoggia la mano. Per il bracciolo là sotto, ma ci avrà avuto una ventina di pinoli, te dico. Da uno, capito come? Così proprio ho fatto. Oh. Ma ha crepato! Sì, Ma ha crepato! Tipo? Tipo che n'era come doveva essere. Cioè, sta pagando sotto, dimo così, però a me non mi ha mai presa così. Però comunque era da cagasse sotto. Allora, sì, insomma, una di queste sere che stavamo poi ancora in conoscenza con quel napoletano che stava messo bene. Uno sbrocca alle 5 del mattino, fate conto, noi stavamo dentro questo ostello che era un quadrato, col centro tutte le camere che l'aria andava, passava dal centro. Allora questo che fa? A me mi era preso il matto, allora ho cominciato a strillare pure io, open the door, I'm the manager the hotel, così. Allora questo ha cominciato a far matto, aperta la porta, aperta la finestra, ha cominciato a strillarlo dentro alla tromba del palazzo, no? Capito, ha rimbombato tutto, non hai capito? Una certa si affaccia, non so che era tipo un filippino, un Bangladesh, non so. Se affaccia questo, fa, amico, viene così, e fa tutto il gesto così, no? Fa vedere proprio, te dica la verità, era uno, poi ho capito bene che era successo, perché senti che è successo. Allora io gli faccio, pardon, scusa, il mio amico ha fumato un pochino di marijuana, gli faccio, sta fuori di capoccia, no? Allora quello si fa due risate, gli sono andato in simpatia. Poi che succede? Due ore dopo, comunque non c'avevamo sonno, volevamo riannasse ai club, a queste cose qua. Beh. Allora questo si mette al bagno un'altra volta, comincia a ristrillare come matto, e questo scende, prende questo amico mio, attacca addosso alla parete, e gli scrive il numero da stanza sul braccio con una penna, gli fa sali su che te faccia la cotenna. Allora da là avevo già capito che comunque sia, secondo me, non era tanto il caso di continuare a fare questo. Ma sì, ma perché sta in terra straniera così, io avevo 17 anni comunque, pensa, nel club ci sono riuscito a entrare per intelligenza, perché io là di essere maggiorenne, per entrare nei più piccoli, ce li avevo 21 anni per entrare quelli più grossi. Io sono entrato perché avevo la patente del 125 che era simile a quella che è uguale alla patente normale, loro avevano letto 96 e sono passato. Allora, una sera stavamo, se dovevamo dividere chi andava a comprare da mangiare e chi andava a rifornirsi. Allora
Io sono andato a comprare da magna, l'arte di fornì, avevo lasciato tutto in camera perché c'avevo il cellulare scarico, a ritorno vedo la porta spaccata. Ho fatto, e che è successo? Sono andato dentro, non c'avevo più niente, c'avevo solo il portafoglio con i documenti, per fortuna. Ma c'avevo... Sì, non hai capito, c'avevo... Senti che roba che è successa. Allora io vado da... C'è stato uno che parlava bene spagnolo perché ha vissuto a Cuba per 3 anni. Allora me lo so preso, uno di questi quattro, di questi tre con cui stavo. Allora sono sceso giù dal manager, no? Da quelli che guardano le telecamere, perché c'hanno le telecamere. Allora, questo qua che era proprio il proprietario, mi fa, guarda, per farti vedere devi andare dalla polizia, devi fare la denuncia. Io ci sono provato e mi hanno detto che la denuncia non la potevo fare perché non c'avevo appresso il codice email del cellulare. Allora ritorno a hotel, aveva fatto il cambio turno, cioè stava un pischelletto. Allora il pischelletto, mezzo chiamo imbruttito, e mi fa vedere le telecamere. Mi fa vedere la foto dalla telecamera e in pratica c'è sta uno scuro di pelle, entra dentro al bagno, fatalità, si trova un asciugamano dentro al suo bagno, si mette questo asciugamano in testa, si mette davanti alla porta, si blocca la registrazione e parte 10 minuti dopo. Ma davvero? Capito però? Così, non lo so, secondo me erano quelli di sopra, perché poi... I filippini, quelli strani, non so chi erano. Poi, qualche giorno prima della partenza, famo 2 giorni prima, mo non mi ricordo com'era, forse era il giorno stesso che era successo questo che ti sto per raccontare. Scendemo per le scale perché là ascensori erano un problema, mezzo tremavano, capito? C'avevo paura che... Allora se facevamo, stavamo tipo al 7° piano ogni volta tutte scale. Incontrammo uno di questi che era sempre del gruppetto sopra, che si erano presi tutti al piano, si erano presi. Secondo me quelli stavano ammaricati. Lo sai che smercio? Ah, aspetta, mi sono scordato una cosa fondamentale. Porca puttana. Che qualche giorno prima, che è successa sta cosa della rapina dentro casa, abbiamo conosciuto uno fuori a ostello che ci ha portato nei favelas di Barcellona. Te dico, siamo entrati dentro una casetta, dentro la porta ci dovevi entrare pedelato, calcola. Salimo su tutte scale di legno, te dico, c'è stato uno scalino su e uno scalino...